Stasera abbiamo dei problemi di tessuti. Il tema di stasera, il nome del tessuti è Oki in giapponese, che può essere tradotto come piazzamento, o spesso anche punto vitale. E di solito la mossa si fa in problemi di vita e morte, ma stasera lo vediamo in un contesto diverso. Piazzamenti in situazioni per ottenere un vantaggio, non necessariamente per vivere o uccidere, ma a volte anche questo. Ok, in tutti i problemi inizia sempre nero. E vediamo un po' qualche esempio. Il primo problema è un problema A in alto a sinistra. Questo è un classico perché questa forma viene fuori da un Joseki, no? Se non siete, quando si approccia l'Oshi, e su una pinza, Bianco invece di fare le solite cose fa un doppio Kakari, poi c'è la solita sequenza. E dopo questo, invece di continuare in alto, Sansan, diventa uno scambio, e Joseki finisce qua. Ok? Quindi è una forma che succede relativamente spesso, insomma, non è il Joseki più comune, ma neanche così raro. E in questa posizione, soprattutto una volta che il nero si è un po' rinforzato all'esterno, no? In questo caso ci sono un paio di pietre extra. C'è un tessuji per nero per dare fastidio al gruppo bianco nell'angolo. Ed è un piazzamento, no? Giocare nel punto vitale qui. Che quella dell'idea è che ci sono due mosse miei per nero, con entrambe si connette. Tra l'altro notate che in questo caso B funziona soltanto perché è presente questa pietra di nero. E qua questo è interessante perché infatti poi questo Joseki, in realtà questa variazione di Joseki è iniziata a diventare un po' più rara tra i pro, proprio perché per questo caso. Perché stagi che lascia, e quindi nella variazione di prima bianco è diventato più normale per bianco, posso fare Ane, che appunto forza nero a giocare questa estensione, invade in Sansan direttamente, ok, senza questo scambio. E questo poi ha portato in realtà alla creazione di nuove variazioni, perché allora a quel punto nero non risponde più. Ma questo è un discorso per un'altra volta. Questa è la vecchia variazione dove è presente questa pietra, quindi qui funziona questo tessuto. E qual è il punto? Quindi chiaramente bianco qui deve costretto a connettere così perché altrimenti è stato tagliato. E poi cosa succede? No? Perché ok, bianco può giocare questa. E poi magari a volte ti suggerisco sacrificare una pietra per forzare. Ok, in quel momento nero dovrebbe catturare. In realtà il tesugi è forzare prima di qua. Perché non può catturare quelle due pietre, altrimenti muore. Non cattura quelle due pietre, fa solo un occhio. Perché nero può entrare nell'angolo e non c'è spazio per il secondo occhio, e quindi bianco deve prima rispondere nell'angolo, che però non è banale. Troppo alto il microfono. Ok, aspetta un po'. Non so te, forse un po' così. Funziona meglio così adesso. Ok, vabbè, e allora sarà una sorpresa alla fine. Speriamo che la registrazione andrà bene. Comunque dicevo, perché lo tsumego nell'angolo non è di quelli banali, no? Per esempio, se bianco semplicemente risponde, adesso è morto perché questa è una L e non c'è modo di fare due occhi. Okay? Anche la tari qui non aiuta, non c'è modo di fare due occhi.
Quindi infatti c'è sa anche che bianco sbagli. E qual è la mossa giusta per bianco per vivere? E invece il Kozumi. Ok, così bianco può vivere, perché nero deve tornare indietro a catturare, e così bianco fa due occhi. Ok, anche se già qua sono comunque due occhi, quindi. E quindi in questo modo nero ha sostanzialmente ridotto l'angolo il più possibile, no? Tutto grazie anche a questo scambio qui. Tutto in sente poi, tra l'altro. Ok? E chiaramente, questo adesso funziona al massimo nella partita perché Nilo è diventato forte, c'è anche una pietra extra al centro. Nel Joseki immediatamente, quando Bianco non è ancora circondato, magari invece di vivere piccolo così, Bianco proverebbe a contrattaccare scappando verso il centro. Ma questi sono discorsi per un'altra volta. Ok, quindi vediamo altri esempi di piazzamento. Nel problema B, nero è un po' nei guai, no? Perché sta per morire e non ha occhi, e sembra a prima vista che basti catturare una pietra, ma in realtà. Quando arriviamo a questo punto, nero è morto perché catturare una pietra gli ha fatto solo un occhio falso e adesso sommiamo fare un occhio in un angolo, un occhio al centro e quindi nero non può farne entrambi. Ok, quindi c'è bisogno di qualcosa di più ingegnoso. Ok, non basta catturare una pietra, nero deve catturare tutte e quattro queste qua, queste sono le pietre importanti. Okay. Quindi qual è il tesugi in questo caso? Qui 19, esattamente. Perché qual è l'idea di qui 19? Che immediatamente minaccia P18, no? Se bianco semplicemente prova a scappare, questo cattura tutto. E quindi bianco dovrebbe connettere. Però come fa? Non funziona. Niente, perché se connette così. Questo è Atari e Bianco ha solo due libertà, no? Anche se data di qua, ma poi Bianco può dare Atari né da destra né da sinistra. E la variazione più interessante è quando Bianco connette solido così, perché a prima vista sembra che abbia quattro libertà e quindi Nero non possa catturarlo, no? Però in realtà c'è un trucco perché Nero fa Ane. Bianco taglia e sembra che nero abbia solo due libertà e bianco tre, ma in realtà nero può catturare bianco. No, perché basta semplicemente togliere una libertà. E di solito, no, questo può essere un po' difficile da vedere all'inizio perché siamo abituati che una pietra in seconda linea così può essere catturata, ma in questo caso non funziona perché anche se bianco dà Atari. E poi notate che non può dare Atari in P19 da destra, può dare Atari solo da sinistra, ma Q19 è nel posto giusto per alla fine aumentare la libertà di nero, quindi è bianco che muore. Ok? Quindi non c'è modo per bianco di scappare. Dopo questo, quattro pietre bianche sono catturate. Ok? Okay. Quindi vediamo esempi. Il problema C Nero dovrebbe salvare le due pietre nell'angolo e l'unico modo di farlo è catturare qualcosa. E quindi in questo caso, okay, la prima mossa è abbastanza ovvia, Nero deve iniziare tagliando. E adesso il problema di Nero è che F3 è Atari. Okay, perché se no sarebbe facile il problema. Se non ci fosse Atari, se non avesse una pietra qua, basterebbe semplicemente togliere libertà e nero vince. Ma il fatto che sia un Atari, ops, vuol dire che nero deve ingegnarsi un po'.
E quindi qual è il tuo switch in questo caso? No? Perché semplicemente spingere, stavolta non funziona. Bianco da Atari e poi arrivo prima a catturare. F1, esattamente, il punto vitale di bianco. Perché notate, altre volte, tipo provare a aumentare la libertà, non funziona perché bianco semplicemente fa un occhio e diventa un Mehari Menashe, no? Adesso bianco ha 4 libertà, che non importa. E adesso mi trovo di qua e andiamo. Ok, quindi il punto vitale in questa posizione è evitare che bianco faccia un occhio. E quindi io devo iniziare giocando di qua. E adesso non importa cosa fa bianco, nero arrivo per primo perché sostanzialmente l'idea è che mi hai, se bianco attacca a sinistra, nero connette a sinistra e ha più libertà. E viceversa, se bianco attacca a destra, stavolta nero connette a destra. Quindi se mi hai da una parte o dall'altra. E se bianco, non so, prova a fare altre cose. Così basta connettere dall'altra parte. No, aspetta. No, giusto. Bisogna togliere questa libertà. Altrimenti diventa uno scambio. Ok. Così se bianco toglie la libertà, stavolta nero può spingere e bianco non ha la libertà per connettere o per dare Atari. E notate che l'Atari per bianco non gli serve a niente perché anche se bianco dà Atari non aumenta le sue libertà, sempre due, no? Quindi alla fine perde lo stesso. Ok. Ed è simmetrica la posizione, chiaramente se bianco gioca G1 e altre cose non hanno senso, se posso fare, posso tagliare, questo è facile. Ok, il problema di adesso questo è più uno zoomego, infatti. Perché il gruppo bianco in mango non ha veramente due occhi ancora. E ora è chiaro che, per esempio, io potrebbe tagliare il set così. E bianco vive e non è il massimo. Nero qui vuole ottenere un risultato migliore. E quindi qual è il punto vitale? Il punto vitale, appunto, se bianco fa due occhi con T4, inizia da T4. Ok? E localmente bianco non può più fare due occhi, no? Non c'è spazio, però in questa posizione l'idea è che bianco può semplicemente connettersi all'altro gruppo, quindi come continua nero in questo caso? Nero intanto spinge una volta e qui adesso c'è spazio per variazione perché bianco può rispondere in due modi. Esatto. Se fa T8, il punto vitale è sacrificare una volta e poi adesso posso tagliare. E bianco, grazie a questo sacrificio, non può dare Atari in T5 e neanche in T3. E quindi nero cattura le quattro pietre. Ok. In altra variazione, bianco potrebbe provare ad essere un po' più furbo, tipo giocando qua prima, per evitare il T-Sug in T7 perché se nero non sta attento e semplicemente taglia, così bianco fa due occhi, no? Che adesso può fare un occhio così e così si salverebbe, ma in realtà non funziona perché anche qua nero non ha bisogno di catturare tutto il gruppo, quindi non c'è bisogno di tagliare, ma basta togliere l'occhio e così bianco è costretto a connettersi, no? Perché se connette le pietre stavolta nero taglio, bianco non ha due occhi. Sì. Quindi bianco deve connettersi e sostanzialmente ritorna la stessa mancanza di libertà di prima. Bianco non può dare Atari né da una parte né dall'altra. E
e le quattro pietre sono di nuovo morte. Ok, quindi abbiamo visto alcuni esempi di come piazzamenti possono creare vantaggi. Gare di cattura soprattutto e per situazioni dove le libertà contano, le mosse normali non arrivano abbastanza in fretta. Ok, quindi continuiamo adesso col tema, con altri quattro problemi, anche qua tocca sempre prima il nero. Per me dovreste aver capito l'antifono. Perché allora, nero qui nel problema ha tre pietre che hanno poche libertà, no? Sono tre. Pietre bianche ne hanno solo due, però non è così banale togliere libertà. Per esempio, se il nero è semplicemente da Atari, in realtà si sta togliendo anche le sue. E adesso si è invertita la situazione. Adesso è bianco che ne ha tre e nero due. Quindi adesso nero è morto. Bianco da Atari ed è finita lì. Quindi c'è bisogno di qualcosa di più ingegnoso, perché anche per esempio semplicemente bloccare non funziona. Bianco togliere le libertà, il nero non può dare Atari e può catturare una pietra, ma non è il massimo, no? Così le tre pietre sono perse. Quindi qual è il test per salvarle? È piazzamenti nuovi, esattamente. Ok, perché questo minaccia immediatamente di dare Atari a 10, quindi se bianco semplicemente toglie libertà, nero cattura subito. Ok, e se bianco resiste, nero qui deve stare un attimo attento, ma l'idea è che con questo scambio ha ridotto la libertà di bianco. Stavolta basta dare Atari. Ok, e bianco non può connettere, perché se lo fa muore tutto. Ok, quindi così. Il nero deve stare un attimo attento, dicevo, perché se al posto di semplicemente dare Atari prova a bloccare, a questo punto bianco torna indietro a catturare le tre pietre e torniamo alla variazione di prima, dove nero si deve accontentare di catturare solo la coda. Ok, quindi l'ordine delle mosse è importante. Questo è uno scambio per ridurre la libertà di bianco, sostanzialmente, e fare in modo che adesso bianco ne ha solo due. Questa è l'idea, quello che è successo con lo scambio AB. Ok, quindi altro esempio di come piazzamento nel punto vitale riduce la libertà. E il problema B è più o meno lo stesso tema. Anche qua l'idea è la stessa, no? Nero ha delle pietre in alto che non hanno modo di fare due occhi, quindi c'è bisogno di catturare qualcosa. E quindi è chiaro che l'obiettivo in questo caso sono queste due pietre, però tentativi immediati di catturarle non funzionano, no? Tipo dare Atari, perché dopo questo nero cosa può fare? Solo stendere, bianco, beh, aumenta la sua libertà. Il massimo nero cattura una pietra che non è interessante. Ok, quindi c'è bisogno di qualcosa di più ingegnoso. E qui dov'è il punto vitale di bianco? Esattamente, 15. E qui come funziona adesso? No? Perché l'idea è che bianco ha due tagli. Quindi se bianco connette, che questo è facile, così nero cattura. Se bianco connette di qua, nero taglia di qua, e cosa succede stavolta? Che a prima vista bianco sembra connettersi, ma in realtà non funziona. No? Perché bianco ha solo due libertà. E il tesugi di qui è sacrificare una volta e poi diventa scala. Sembra una scala molto pericolosa perché siamo addosso alle pietre bianche, però non hanno nessun effetto sulla scala. Ok, quindi i due tagli effettivamente sono miei.
Ok, ci sono altre cose che Bianco può provare a fare. Tipo sì. Quella tagli da lato. Dici qui una cosa così? Io non capisco di che età riparli. Comunque anche questo tentativo, questo semplicemente ridiventa la stessa sequenza di prima, perché è esattamente la stessa posizione, c'è di nuovo la stessa scala. E altre cose non funzionano, tipo il triangolo vuoto non era semplicemente blocca e continuano ad esserci due tagli, quindi non importa dove connette bianco, ne lo taglia dall'altro. E però non so a cosa ti riferisci, perché in questa sequenza sono tutte forzate le mosse, quindi non penso ci sia spazio per variazione. Adesso quando? Adesso cosa più perché dopo tali è una scala N13, e perché dovrebbe fare N13? Non funziona. Con N13 bianco ha 3 libertà. No? Il tesugi è proprio sacrificare una volta. Ah, no, così è una scala, non c'è dubbio. Ok, quindi questo era il punto vitale. Quando ci sono due tagli, il bianco non può connettere. Ok, e adesso vediamo gli altri problemi. Anche qua è una questione di libertà, no? Perché nel problema C, Nero vuole catturare il gruppo bianco in basso, e se si trattasse semplicemente di evitare di fargli fare occhi, sarebbe facile, basta. Allora qua il bianco non ha modo di fare due occhi, però in questo caso no, Nero ha quelle tre pietre al centro che hanno solo tre libertà, quindi in questo caso bianco può semplicemente connettere e vince il semiano, chiaramente, perché bianco ne ha quattro, Nero ne ha tre. E quindi bianco avanti di una mossa. Ok, quindi questo non è abbastanza, c'è cioè, sfuggi per catturare il bianco, quindi c'è bisogno di ridurre la libertà di bianco. Ora, un'altra mossa che a volte funziona, visto che bianco connette solido e dà 4 libertà, spesso tagliare è un tesugi per ridurre la libertà, però in questo caso possiamo arrivare fino a questo punto. Ed è tutto forzato, e poi Nero però deve togliere gli occhi e di nuovo Bianco continua ad avere tre libertà, quindi anche se arriva a questo punto semplicemente toglie le libertà e Nero non fa in tempo. Ok, quindi anche qua c'è bisogno di qualcosa di più ingegnoso. Questo è simile a Tesugi che abbiamo visto in un problema precedente, in realtà, no? La stessa idea. Quindi togliere le libertà immediatamente non funziona. Esattamente, questo è simile al problema di prima, dove il piazzamento in prima linea così in realtà è quello che riduce la libertà. Perché cosa può fare adesso bianco? No? Chiaramente l'idea è intanto bianco non può togliere libertà perché ne è semplicemente data tali e vince. Se bianco connette, basta togliere la libertà di qua e bianco non importa cosa fare, sta con due libertà, che non può giocare giù. Meglio che può fare è provare a fare quest'anno, però questo è a tali. Quando arriviamo a questo punto, solo due libertà.
non c'è spazio per fare cose, no? Anche se taglia in C3, ok, può fare un po' di casino, ma alla fine sempre con due libertà resta. Quindi alla fine Nino potrò dare la taglia. Ok, ho altre cose così, non aumenta la libertà. Resta comunque sempre solo con due, quindi interessante. La variazione più interessante è quando Bianco prova a giocare quest'ane. Perché questo nero adesso, l'unica variazione dove deve stare un attimo attento. Ma in realtà, se abbiamo capito un po' il principio, è simile a problemi che abbiamo già visto, ed è la stessa idea, perché basta tagliare esattamente F2, bianco connette, e quando giochiamo C2, di nuovo bianco non può dare la taglia da una parte o dall'altra, ed è rimasto con due libertà, quindi non c'è bisogno di fare cose strane. Neanche il taglio di qua non serve a niente. Basta dare la taglia qua. Non so. A volte questo non ti sfugge, ma nero basta che mantenga la calma, gli stende e non c'è niente che bianco può fare, no? Perché alla prossima Atari e ciao. Ok, quindi no. Questo piazzamento in prima linea spesso è il modo più veloce per catturare, perché se a volte funziona altre mosse, quando invece le libertà sono importanti, questo genere di tesugi è quello che cattura più in fretta. Ok, e nel problema D, anche qua la stessa cosa, nero ha 3, ha quelle, sì, 3, 5 pietre con 3 libertà al centro, e quindi anche qua c'è bisogno di essere veloce con la libertà, no? Perché se non ci fosse problema di libertà, nero potrebbe semplicemente giocare il punto vitale, bianco connette, quando ne ho qua, che in realtà in sto caso non funziona nemmeno questo, perché bianco potrebbe catturare il pietro nell'angolo. Ok, quindi no bueno. E quindi se non funziona questo, qual è il modo qui di ridurre le libertà? E qui in realtà bisogna leggere fino in fondo la sequenza, perché la prima parte è relativamente facile, ma in realtà il teso Givello arriva più avanti nella sequenza, non è all'inizio. Perché allora com'è? Il modo per ridurre la libertà è abbastanza chiaro, no? Nero deve tagliare. E questo è un genere di tesugi che abbiamo visto anche altre volte, probabilmente siete abituati. Perché poi è tutta una strada a senso unico, no? Non c'è spazio per variazioni. Nero fa lo squeeze con questa Atari ed è tutto forzato, ma la parte difficile arriva dopo, perché fin qua nero può forzare, tutto Atari. E poi qual è il tesugi però? Perché arrivato a questo punto, se nero semplicemente connette, bianco cattura e non ha ottenuto niente nero. È solo poi fine gioco. Mentre il tesugi importante è che adesso nero deve catturare bianco. Ok, però come fa? Perché a prima vista, quando bianco cattura, guadagna più libertà. Quindi nero deve aver letto che vince il semiamane già prima di iniziare queste sequenze. Ok, e questo seminario come si vince? Bisogna combinare un po' di problemi che abbiamo visto in precedenza, no? Perché è la stessa idea. Perché intanto riduciamo la libertà, anche R1 è assente, meno c'è più 1, bianco è costretto a connettere, e adesso se semplicemente nero blocca non è abbastanza, perché bianco viene a togliere la libertà. E bianco vince, quindi bisogna essere più forzanti e punto vitale nel giocare in M1 che minaccia la Atari come nel problema di prima. Ok, però bisogna giusto assicurarsi di leggere la sequenza fino in fondo, perché quando bianco spinge di nuovo nero non può bloccare dall'esterno, altrimenti bianco semplicemente toglie la libertà. Ma il tesugi è continuare a tenere aperta la minaccia di N1, ok, dell'Atari, e così
Tipo, se bianco gioca quest'anno, che a prima vista può essere pericoloso perché nero non può tagliare, ma non c'è nessun bisogno perché basta della tagli e basta finire. Ok, bianco non può connettere. Ok, quindi è una sequenza lunga, ma in realtà non è troppo difficile da leggere perché sono tutte mosse forzate. Senza, una volta che nero taglia, è tutta una strada a senso unico, non c'è spazio per variazione. Così, e poi bisogna conoscere il Tesugi per catturare questo nel modo più veloce possibile. Piazzamento in M1. Ok, quindi abbiamo visto come vincere se ne hai e andiamo alla prossima serie di problemi. Questa adesso è stessa idea, no? Ci sono dei gruppi in pericolo, dei gruppi che vogliono catturare. Mi tocca sempre a nero. Quindi il problema è, nero vuole salvare queste 5 pietre al centro. Okay? Quindi l'unico modo di farlo è catturare qualcosa. E come si fa? Stavolta prima del piazzamento c'è bisogno di una mossa di preparazione, che però non è troppo difficile da trovare, se avete capito dov'è il punto vitale in questa situazione. B13, esattamente. B13 è il punto vitale, no? Perché minaccia di catturare due pietre in combinazione col taglio. Però non so se iniziare direttamente a B13, forse non sono lo stesso in effetti. Spezzare se bianco può resistere in qualche modo, ma non mi sembra. B12. Sì, questo sì, però ok, il nero comunque si salva, no? Perché così rende miei connettersi o tagliare. Quindi dovrebbe essere ok, miei cose strane, ma non c'è bisogno di cose strane, basta connettere più libertà. Ok, quindi ok, però in realtà in una partita, siccome alla fine nero il risultato che ci aspettiamo è questo non è l'ordine giusto, no? Perché nero gli ha regalato un prigioniero quando non c'è bisogno, quindi in realtà l'ordine è giocare prima di qua, perché se bianco legge le cose correttamente deve capire che non può resistere, deve semplicemente connettere. E quindi non ha fatto questo brutto scambio di B13 per B12 che perde punti, okay? Non ce n'è bisogno. Perché l'idea è che se bianco spinge adesso funziona il Tesugi. Per renderlo più chiaro possiamo anche fare questo scambio così, non c'è dubbio che funziona. Ok, adesso mi hai due tagli sostanzialmente. Se bianco connette, nero taglia e vince in libertà. Quindi è un po' il tema sempre di questo genere di mosse, no? L'idea che crea due mosse miai, quindi per tagliare da due parti diverse o per ridurre la libertà. Allora, il problema B, nero vorrebbe tagliare queste pietre in alto e evitare che si connettano a mano. Allora, il punto è che mosse normali non funzionano, perché per esempio se nero semplicemente spinge, bianco può connettersi, perché qua c'è il classico Tesugi che quando nero dà Atari, bianco non connette le due pietre, ma può connettersi.
E nero può catturare due pietre, ma non serve a niente perché ecco è connesso. E anche se spinge di qua, nero, bianco continua a essere tutto connesso. È una connessione flebile un po', ma funziona. Non c'è modo per nero di tagliare. E quindi non è soddisfacente questo risultato. Quindi come fa il nero a tagliare? Che altre mosse ci sono? N19. N19 poi bianco se c'è connette. Cambia qualcosa? Non cambia. Secondo me che adesso mi sa che non funziona più però. Tipo, vediamo un altro modo. Per esempio, questa volta funziona, ma non in questo caso, perché bianco può tagliare e adesso nero non ha veramente una continuazione, no? Questo da Atari, poi ha finito le mosse. Dopo questa non può aumentare la libertà. E altre cose. Oh, ecco, questo è il piazzamento giusto. R19. Perché? Qual è l'idea stavolta? Che tanto come risponde bianco? Che nero sta minacciando il taglio ed è un taglio insente, no? Quindi cosa, per esempio, semplicemente tappare il buco non funziona perché il nero taglia. E adesso mi hai catturato una pietra o catturato una 3. Quindi bianco è tagliato, no? O anche così è la stessa cosa. Nero taglia e di nuovo sta cominciando a catturare da una parte o dall'altra. Quindi anche questo non funziona. Connettere non funziona perché stavolta, a differenza di prima, bianco non può più saltare in S18, no? Quello che facevano nella sequenza di prima, perché grazie allo scambio di R19 Q19, stavolta nero taglia in maniera netta. E se spinge questo è Atari e bianco comunque resta tagliato e quindi la variazione più difficile è quando bianco resiste così, però anche questa, se avete capito un po' l'andazzo, non dovrebbe essere difficile vedere la prossima mossa. Che è esattamente giocare a 16-18 e bianco non si può connettere perché diventa uno Yotoshi. Si prova così, Atari, bianco non può connettere e viceversa, così, simmetrico. E se connette, ritorniamo alla variazione di prima. Ok, dove meno taglia con Atari. E quindi questa mossa taglia bianco e bianco è morto. Quindi una partita vera bianco, so che non so, riduce i danni così perde solo un pezzo. Sì, non c'è modo di salvarlo. Ok. E questo ci porta al problema C, che è simile a un problema che abbiamo visto in precedenza, no? Se ricordate, questa è una forma che abbiamo già visto, bianco sta catturando una pietra e nero vuole catturare questo gruppo. Il problema è che queste tre pietre hanno solo tre libertà, quindi deve farlo nel modo più veloce possibile. Ok, quindi non basta semplicemente togliere gli occhi. E quindi ok. Le prime mosse sono anche facili, nel senso, meno può dare a Satari, può forzare un'altra volta di qua,
no? E poi ridiventa come il problema di prima, dove semplicemente bloccare non basta perché bianco vince il segnale. E così. Quindi, stavolta sappiamo già dove è il Tsuji, quindi la parte, no, perché è esattamente lo stesso come prima, ma la parte difficile è capire dove va a finire la sequenza, perché il Tsuji, come lo sappiamo, è presente in G1, che minaccia la Tari in H1, però riuscite a leggere la sequenza fino in fondo, perché cosa succede quando bianco spinge? Non è lo stesso problema. Nero deve mantenere la minaccia alla Tari costantemente, quindi non può semplicemente bloccare in K2, ma deve andare dritto così. Esatto, deve strisciare, ma fino a quando? Ok, fino a qua. E quando arriviamo a questo punto, io no, nero deve continuare a mantenere accesa la minaccia della Tari. E come funziona sta roba? Che bianco scappa, e cosa succede? La Tari, così, e poi? Poi basta togliere la libertà, no? Ok. È una specie di scala a due libertà. Ma bianco non può scappare perché non importa cosa fa alla prossima Natale. Quando spinge il Tsuji è non connettere ma dare a Tari il bianco morto. Ok, quindi se nero è in grado di leggere questa sequenza fino in fondo, allora il Tsuji funziona, altrimenti si deve accontentare di fare uno squeeze. Ok? Quindi l'unico motivo per cui il bianco ha solo due libertà è perché il nero può dare a Tare in H1, quindi deve mantenere quella possibilità aperta fino alla fine. Chiaramente, sapendo che bianco può scappare, ora, fosse una partita vera, chiaramente arrivato a questo punto bianco farebbe qualche altra cosa, salverebbe almeno un pezzo, però nero comunque contento. Ok? Quindi ho catturato le pietre di taglio che erano quelle importanti. Andiamo all'ultimo set di problemi. Ormai dovremmo aver capito un po' come funziona, perché questo è semplicemente un'altra variazione sul tema. Ok, il problema A, questo è più uno tsumego proprio. Vero e proprio, qui c'è un modo per uccidere tutto il gruppo bianco. E anche qua, adesso che sappiamo qual è il tema della serata, trovare la prima mossa probabilmente non è difficile, no? Abbastanza segue il tema. La parte difficile è leggere il resto della sequenza e vedere come funziona quando bianco resiste, no? Perché se avete prestate attenzione, il punto vitale è qui, che crea due tagli. Chiaramente, se bianco connette di qua, nero connette e non c'è altro da fare perché bianco non ha due occhi. Quindi la parte interessante è quando bianco connette di qua. Nero può tagliare e l'idea è che randomi hai catturare questa pietra o catturare le altre tre. Siamo sicuri che nero cattura le altre tre? Riuscite a leggere fino in fondo? Che nero ha tre libertà, chiaramente quando spinge, esattamente, che bianco fa Ane, e nero non può aumentare libertà, ma non c'è bisogno, perché in realtà bianco ne ha già di meno. E questo poi segue il famoso pagoda squeeze, e sono tutte mosse forzate, tagliare, 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 alla fine bianco ha solo due libertà. Ok? Ops, non questa. Questo è il modo di far sopravvivere il bianco, ma l'altro Tari e bianco è morto. Che quindi se nero riesce a leggere il pagoda squeeze prima di iniziare questa cosa, può giocare qua e uccidere tutto. Che altrimenti
si dovrà accontentare di fare qualcosa del genere e tagliare solo un pezzo, il bianco viene in un angolo e non è il massimo. Ok, quindi questa ormai era facile. Vediamo il problema B. Questa è un'altra variazione sul tema del problema di prima, quindi penso che l'inizio dovrebbe essere abbastanza chiaro adesso come funziona e adesso se sapete come funziona il Tesugi, dovreste essere in grado di leggere la sequenza fino in fondo. E chiaramente questo è reso un po' più difficile perché c'è qualche pietra bianca extra di intralcio lungo il percorso. No? Sto parlando di queste due pietre qua. E quindi come influenzano quelle due pietre il resto del problema? Perché chiaramente l'inizio è sempre lo stesso, no? Non funziona semplicemente giocare qua perché bianco arriva a 4 libertà e ne ha solo 3. Quindi il tessuto è tagliare. E arrivati a questo punto è la stessa situazione, che ne va a 3 libertà, l'unico modo di mantenere bianco a 2 è minacciare la tari in prima linea. E quindi sostanzialmente la sequenza da qui in avanti è tutta forzata, quindi non dovrebbe essere troppo difficile da leggere. No? Perché così, così, così. Quando arrivo qua, nero deve connettere, mantenere la tari, quando bianco. E quindi bianco scappa, l'idea è che adesso io lo devo connettere a questa parte, altrimenti bianco cattura tre pietre. E adesso qual è la parte difficile? Perché sembra che bianco stia per scappare. Ane. Il bianco continua a avere solo due libertà. Quindi chiaramente non può fare Ana perché sennò semplicemente muore. La parte più interessante è quando bianco già è qui, perché nero adesso deve stare un attimino attento. No? Perché se nero blocca, bianco cattura una pietra e così fa un occhio e questo perderebbe tutto, perché adesso nero non fa più in tempo a catturare. Ma se nero ha letto tutto fino in fondo, sa che non c'è bisogno di bloccare, ma può semplicemente togliere la libertà di qua perché c'è una scala, no? Che arrivato a questo punto bianco ha tre libertà e quindi l'unico modo di vincere è continuare a toglierle, no? Perché se nero semplicemente blocca, bianco può semplicemente vincere se ne hai. Quindi per forza di cose bisogna togliere una libertà e poi il resto è forzato perché così ed è scala. Notate che questa pietra qua è il posto giusto per vincere la scala, quindi ogni pietra in questo problema serviva a qualcosa, non è messa lì a caso. Ok, quindi se siete in grado di leggere la scala fino in fondo potete giocare a questo tesugi bianco alla fine, mantenere bianco sostanzialmente sempre a solo due libertà. Quindi è un po' come una scala, alla fine, lo stesso principio, solo che è una scala dove ho mantenuto due libertà al posto di uno. E nel 18. Ma nel 18 quando, dici? Che fin qua? Qua fa. Qua l'avevamo visto prima, no? Se fai meno 18, bianco cattura. E adesso non ho più due libertà, perché catturando quella pietra fa un occhio. O c'è qualcosa? C'è qualcosa che può fare? Ah, perché più 19. Cioè, il problema è che non ha libertà nell'angolo. No, perché normalmente con questo pure lo ridurresti a due libertà. Però poi qua che fai? Il problema è che anche l'angolo ha solo tre libertà adesso. E dare tari quando cattura e nero non può dare tari nel 19, no?
Quindi sì, se fosse se nero avesse più libertà in un angolo, funzionerebbe anche questo. Ma così no. E può dare anche dall'altra parte, mi sembra la stessa cosa, no? Perché tanto nero non può giocare a 3-19, quindi. E così gli diventa la stessa cosa. È un po' come un Mary Menashe, in pratica, no? Bianco all'occhio, il nero è, sembra che l'occhio in realtà non ce l'ha. Quindi non funziona questo. Chiaramente poi altre cose non funzionano, stare bianco cattura e di nuovo altre libertà. In questo caso può catturare l'angolo direttamente. Ok, per quanto riguarda gli altri problemi. Problema C, questo è un classico ed è un po' una continuazione di un problema che abbiamo visto prima, no? Continuare con la stessa idea. Quindi la prima mossa dovreste ormai sapere già dov'è. Parte interessante è più avanti. Intanto, però vediamo prima perché le mosse normali non funzionano. Tipo se nero semplicemente blocca, a prima vista sembra funzionare, no? Perché bianco ha solo due libertà. Se connette sta pietra, non importa come, no? Se connetto così, basta togliere la libertà di qua, il bianco è morto. O se connetto così, basta dare Atari. E forse, infatti, il massimo può fare bianco e resistere. Così. Ma basta togliere la libertà di qua, no? E bianco è morto, anche se fa l'occhio. Qui connettere con la pietra non funziona. In realtà il punto è che a bianco non serve connettere con la pietra. Bianco può semplicemente giocare l'altro ane. E adesso sostanzialmente è come se avesse una libertà in più, no? Questo, tra l'altro, è un principio abbastanza comune nei semiani, che spesso quando si ha un ane da entrambi i lati, vale come una libertà in più. E qual è l'idea? L'idea è che se adesso nero cattura, bianco può delatare insente, e adesso bianco ha tre libertà e può semplicemente vincere il semiano. Ok, e altre cose non funzionano, tipo non so, fare così, ma se sto bianco ha 4 libertà e vince il segnale. Quindi il mosso normale non funziona perché bianco può giocare due ane. E allora qual è il tesugi? Il tesugi, la prima mossa ormai dovremmo averlo capito, no? Perché qual è il piazzamento? È 1, perché questa minaccia il taglio in 2. No? Se bianco semplicemente toglie la libertà, nello arriva per prima e altre cose non le può fare, tipo nell'angolo non ci può andare perché di nuovo nero semplicemente cattura e connettere non funziona perché è la stessa cosa di prima, e resta sempre a 2 libertà. La variazione più interessante è quando bianco gioca il doppio ane, il doppio ane, il secondo ane, perché in questo caso sembra guadagnare la libertà, però di nuovo anche qui c'è un tesugi. Perché il punto qual è? Di nuovo, mosse normali non funzionano, per esempio se il nero semplicemente blocca, bianco connette. E così ha 4 libertà e nero 3 e quindi non c'è più niente da leggere. E tagliare direttamente non funziona in questo caso, no? Perché nero non può continuare a togliere libertà.
20 bianco, 600 cattura due pietre. E se cattura quest'altra, allora bianco 3 libertà, può semplicemente vincersi ai miei. Ok, e quindi il test G è giocare un altro placement, un altro piazzamento, esattamente lo stesso Tesugi che abbiamo fatto ora, perché infatti se notate la posizione è esattamente simmetrica. Quindi se prima quando c'era l'ane in D2 si giocava E1, adesso con l'ane in G2 Tesugi ha giocato qua. E questo cattura bianco. Questo probabilmente l'avete già visto perché è uno dei Tesugi più famosi, questo di giocare queste due pietre in prima linea così, e non c'è modo di scappare. Tra l'altro ha anche un nome molto particolare in giapponese, era tipo la pancia del procione, qualcosa di simile, non mi ricordo adesso. Perché essenzialmente adesso bianco sta minacciando entrambi gli attacchi, no? Se bianco scappa, nero semplicemente da attaccare di qua, e viceversa. E quindi quali sono i tentativi migliori che può fare? Può provare a giocare qua, ma nero semplicemente blocca. No, e il punto è che continua a mantenere i due attacchi, no? Bianco non può dare iniziare il seminario perché nero semplicemente da attacchi vince. Ok. E se prova per esempio a giocare qua, ok, in questo caso può catturare due pietre, no, in realtà non le cattura neanche le due pietre, che nero semplicemente da Atari. Ciao Wolf, sei arrivato appena in tempo per la fine, stiamo a fare l'ultimo problema, e infatti bianco non può connettere nei due, e non può connettere manco da altre parti, perché tanto alla prossima è Atari, no? Se vince il semiai. E questa tale poi nero vi arrivo prima. Ok, quindi sente su G carino da ricordare. In situazioni del genere dove avete tre libertà al centro e quest'ane bianco vi gioca quest'ane, sostanzialmente questa è l'ultima mossa che ha fatto bianco. Te su G è giocato. Se fa doppio così. E bianco resta sempre a due libertà, non importa cosa fa. Ok, tiro se connette. Okay. Ecco, questo è un caso, qua magari può catturare le due pietre, ma non gli serve a niente perché resta sempre con due libertà fino alla fine. Ok, quindi doppio piazzamento in questo caso, perché uno non basta. E questo ci porta all'ultimo problema del giorno, dove c'è, questo è forse quello più difficile della serata, perché qui nero vuole uccidere tutto il gruppo bianco. E qui c'è bisogno di leggere un po', ci sono situazione un po' delicata. Però se avete capito il tema della serata, la prima mossa almeno dovrebbe essere abbastanza ovvia. Qual è il punto vitale? Dove fare piazzamento esattamente? Quindi nero inizia a P2, no? Che minaccia il taglio, e siamo tutti contenti. Intanto qual è il punto? Se bianco semplicemente connette, se faccio bianco semplicemente connetto, penso nero può fare quasi ogni cosa, perché basta anche semplicemente giocare qua, se connette e finita lì, no? Non mi sembra che ci siano cose, ma no, forse c'è qualcosa, no? No, perché il punto qual è? Il punto è che nell'angolo bianco non ha due occhi, no? Anche se gioca qua, in realtà non sono due occhi. Perché ed è
la sua forma morta. Ok, ma però forse in questo caso c'è qualche barbatrucco così. Ma non mi sembra. No, non c'è niente. Bambù, questo diventa doppiatari, quindi anche questo non c'è. Ok. Quindi se bianco semplicemente connette, non è abbastanza. Quindi bianco deve tagliare. E quindi è più interessante la variazione dove bianco resiste così. Perché adesso cosa fa nero? E qua arriva la parte difficile del problema. Perché qui l'ordine della mossa è importante. Se nero non sta attento, rischia di rovinare tutto. Che nuovo gioco a P4, ok, bianco taglia, e poi cosa fai? E poi fai O3, che chiaramente nero non può catturare perché così è morto, però questo è l'ordine sbagliato perché bianco semplicemente gioca così e hai catturato solo tre pietre. E quindi no. Quindi l'ordine è sbagliato, l'idea è giusta, cioè vogliamo, è quello squeeze che vogliamo ottenere, ma non è questo il modo di farlo. Ok, quindi da dove si inizia? Si inizia da O3, esattamente. Così bianco non può resistere con questo wedge. No? Perché adesso non importa da che parte gioca, nero gli fa lo squeeze. Tipo, se nero, se bianco connette, nero spinge e bianco è morto, no? Perché non può catturare, cattura tale. È finita. O altre cose, cosa può fare? Se gioca di qua, no? Stavolta non gioca P4, ma gioca Q2 direttamente. E bianco non può connettere in P4 per mancanza di libertà, posso catturare. E di nuovo si becca lo stesso squeeze di prima. E anche così è morto. E che altro può fare? Può fare altre cose? Può connettere, ma ok. Questo è facile, il nero semplicemente connette e una volta che si è connesso di qua, abbiamo già visto che bianco può fare due occhi nell'angolo. E quindi mi sembra che l'abbiamo finita, no? Non ci sono altre mosse che bianco può provare qui. Ci sono altre mosse? Cosa può fare? Questa forse? Basta catturare, sì, perché tanto bianco non può tagliare in P3, quindi è la stessa cosa. E sì. Quindi basta, in E3 l'abbiamo vista. Quindi questo è il tesugi per mantenere bianco con propria libertà e fare in modo che ci siano squeeze. L'idea. Ok, tra l'altro altre cose tipo. Qui bianco potrebbe provare a resistere con cose diverse. Cosa fa bambù? Come funziona? Basta semplicemente giocare qua, no? E che poi tale. Che non importa se gioca bianco alla prossima tale. Quindi non c'è bisogno di giocare il qua, quel punto. Il qua è un finto qua. Se connette. Torniamo alla variazione di prima del nero semplicemente se connette.
Anche qua non c'è bisogno di giocare con. Ok, quindi non c'è modo di resistere. Ok, e questo era l'ultimo problema della serata. Chiudiamo qua e ci sentiamo alla prossima. E quindi buona serata e divertitevi ad applicare questi testuggi nelle vostre partite. Fatemi sapere se vi sono riusciti qua. E ciao.